Raimo, ma è così, cioè non si può più dire che sono stranieri, che sono... Perché? Ma l'hai detto fino adesso, scusa. Hai fatto 10 minuti di servizio solo su questo. Mi sembra che lo puoi dire tutti i giorni, tutte le sere. Una televisione così brutta io non l'ho mai vista, giuro, io avevo visto qualche pezzetto di questa trasmissione. Dovevamo nascondere i nomi, le provenienze. No, nel senso l'hai detto, cioè hai fatto 4 servizi con... Non si deve fare. Gli islamici che stuprano, ammazzano i bambini, cioè l'hai detto, continua a dirlo. Mi sembra che lo puoi dire. Mi sembra che l'hai detto. Beh, così. Cioè, va bene, dillo, continua a dirlo. Fa un altro servizio. No, ma Sallusti stamattina poneva un problema. Sui giornali non è finito. Hai fatto che questi fossero stranieri. Continua a dirlo, per me va benissimo, continua a dirlo. Si può dire. Continua a dirlo, manda anche un altro servizio. Ci sarà un altro servizio dopo sulla ragazzina stuprata dal marocchino. Fai altri servizi su questa cosa, va bene, cioè nel senso una trasmissione fatta di questi servizi, falli, anche così, per me va bene, anzi, cioè nel senso dovete dire di più. Dobbiamo farlo, stiamo facendo un servizio pubblico, va bene. Nel senso, ho capito, stai facendo, fate una televisione razzista e islamofoba, così perché, è più perché chiaro. Parliamo del fatto che sono stati, c'è una polemica, due giornali si sono occupati oggi di questa faccenda, infatti, rispetto a dicendo questa polemica, come mai non si parla di questo, di aprire la trasmissione dopo una vacanza facendo un quarto d'ora di servizi su islamici, tra virgolette, perché eccetera, non è successo niente a Barcellona, violenta, eccetera, bene. Quindi l'hai detto, continua a dirlo. Fai un'ora su questo, va bene? Non è successo niente a Barcellona. Va bene. Ma assolutamente allora è successo a Barcellona, ci stanno gli stupri, eccetera, va eccetera, bene. Tutta colpa degli islamici. Continua a dirlo, fai anche domani una trasmissione su questo, va bene? Va bene, grazie per questa autorizzazione che ci è consentita, questo ci fa molto piacere, siamo molto contenti di poterlo fare, grazie. Allora, sì, ma può mettere i cartelli che vuole. No, almeno è chiaro. Magari se ci spiega perché... Parlate prima, mi sembrava ci fosse un po' di disaccordo, almeno sul fatto tuo. Che si debba intervenire anche per gli italiani. Certo, prova a fare il lavoro tuo, visto che non dai un dato. Ti volevo chiedere, tu sai quante sono le persone in attesa di case popolari a Roma? No. Prego. Visto che oggi hai fatto una trasmissione su questo, ti sei preparato un dato su questo? Posso intervenire? Scusatemi. Allora, Raimo, qui non si parla di in Italia ci sono 700.000 italiani che vogliono una casa okay, e non allora, ce l'hanno. A Roma ci sono 700.000. Ti do un po' di dati visto che non te la sei preparata proprio bene questa trasmissione, do un po' di dati io. Allora, a Roma sono 110.000 persone. Raimo, ma bisogna dargliela, guardi, non faccia le lezioncine. Bisogna dargliela una casa a questa signora o no? Prima pensiamo ai nostri cittadini. Quando abbiamo pensato ai nostri cittadini, pensiamo anche a Ma di che Raimo sta preparando un altro cartellone? Ma sì, guarda, lo vedo scrivere. A cena. È al lavoro. Sta preparando un altro cartellone. C'avete un altro servizio sui negri cattivi? Non ce n'è un altro, c'è un altro servizio che dovete fare, lo volete dire un'altra volta, i neri in Italia sono i peggio. Oggi hanno trovato 600 immobili però per qualcuno. Stuprano, occupano le case abusivi, pisciano per terra, non se lavano, sono i peggio. Mi sembra una meravigliosa trasmissione No, ma guarda, non solo occupano le case, ma vanno con i furgoni contro i nostri ragazzi e ne uccidono a decina alla volta. Guardi, mi dispiace che lei conduca un giornale, io sono contento di leggere altre cose, davvero mi dispiace. Ma sono dispiaciuto per lei, ho grande rispetto per lei. Il problema è che Luca, che abbiamo visto, la sorella di Luca, non è molto contenta di... un'esperienza giornalistica. Mi dispiace. Non vi sovrapponete che sono. No, ma lei faccia tutte le esperienze giornalistiche, ma la sorella di Luca non ha più il fratello, l'abbiamo visto all'inizio di questa trasmissione, perché un islamico radicale e col furgone la trova. Ma è un islamico radicale, è un imbecille. Quindi è lei che non conosce il Corano, perché nel Corano c'è scritto che l'infedele va ucciso. Vabbè, quindi c'è scritto nel Corano, è lei che non lo conosce. È stato bellissimo, sono felicissimo per te, veramente. Vada a casa e si lega il Corano. Dai. Il Corano, guarda, no, veramente. Vada a casa e si lega il Corano. Veramente, ciao. Adesso ci fa vedere un altro cartello, no. Vi faccio vedere Marchi un attimo, che forse abbiamo qualche novità su quello che è successo a Rimini.